Ti è piaciuto? Ferrovia Lugano Ponte Tresa. Andiamo giù un attimo ancora i mercatini, poi. No, di qua, così abbiamo fatto prima. Cosa? No, vuoi che torniamo giù di qua? E torniamo giù di qua, vabbè. Lucio vuol dire fare lusso, cose del genere. Qui c'è una funivia, una funicolare che hanno dismesso, facendo dei lavori in corso. Thank you.
Da che parte andiamo? Di qua? Andiamo di qua? Che gusto, eh? Torrone sardo. Bresaola. E sono qua. Vedi un po', se tu guardi. Che il bilancino. Da posto? Ma, Matti, sai che io vengo a abitare qua? Thank you.
se che ti puoi fare poi ce bello questo presepe, no? Bellino fa. Sai com'è la storia? Ti dico come il quello di Mao, no? Che ha fatto la nuotata, è presente? Sì. Sul tempo. Infatti bravo esiste sempre, Andiamo verso il lago? La slitta come c'eravamo noi, dinanzi a questo lì. Dai che vai? Di qua! Guarda che bello, questo che mi ha lasciato come un tempo, è bestia, è bello, no? È roba russa, no, questa? Guarda che bella. Vedi. Senti, vuoi ripassare davanti? Vuoi passare davanti al comune, eh? Al municipio? Riprendo un po' di rabe, di cornamuse.
Quindi c'è anche una musa donna, eh? Visto? Scusi. Hai capito? Grazie. Ciao, buone feste. Andiamo a farci con quelle bancarelle lì, adesso se vogliamo queste qui. Grazie. Fermo qua, fermo qua, fermo qua, fermo qua. Vai. Sorridi per la stampa. Prima c'avevo anche quelli grossi che è una pianta parassita il disco, lo sapevi? Eh? Una cosa che mi sono sempre domandato è come mai i peruviani, no? Fanno sempre dei cuori così accesi, com'è che sa quali tinture che usano, no? Questi li abbiamo fatti, no? Non male questi capellini, no? Fammi venire a Londra, Anna, abbi pazienza! Siamo giù di qua?
Ti riportiamo in piazza, vuoi o no? Lo dico. Tieni in piazza, di qua. Tieni in piazza, di qua. In gamba il piccoletto, eh? Viste? Riprendiamo il percorso? Teniamo un drio? Va bene, allora io vado a via! Municipio di Lugano. Dove sei il sindaco e il simpatico Bordadori. Facciamo un giro di così? Non devi rinunciare, basta moderare Facebook di Slovenia. Ma cos'è, il ghiaccio o il teflon? È ghiaccio o teflon? Plastica. Ghiaccio no. E funziona come fosse plastica? Sì, sì, meno poca differenza. Cioè. Ma serio? È anche un bel risparmio di energia.
c'è poca differenza. Ah, ho capito. È pazzesco, eh? Ma cos'è? Non è Teflon, cos'è? È una plastica. Ho capito. È una bella trovata, eh? Da quanto? Da 10 anni. Ah, però. È un'ottima idea. Sì, non c'è manutenzione. Bravo, bravo, è un'ottima idea. Complimenti. Grazie. Di ghiaccio da tenerla. Appunto. Poi gli impianti della malora. Sì. Ok. Va bene, arrivederla. Buon lavoro, arrivederci. Dante! Dante! Pensa che trovata! Sono 10 anni che usano al posto del ghiaccio la plastica, una plastica particolare, e che come fattore antiaderenza è uguale, è praticamente uguale, così risparmiano energia, impianti. Ah, che dico, guardate qua. Tirano a riva i motoscafi lì, i cose a pedali. Senti, per cambiare facciamo dall'interno, cosa dici? Facciamo da lì? Ancora nel parco? Come? Tanto per variare il percorso. Ma per variare, no? Parco civico Villa Ciani. Hanno quelle cose perché sono... E qui non si può andare né campeggiare, né cane, né pattinare, né skateboard. La tranquillità è una cosa importante. Thank you.
Sì, no, io sono stato, i primi 2 mesi ho capito ciò. Per tutti ci sono delle prospettive esistenziali, eh. Oh. Per tutti ci sono delle prospettive esistenziali. Qui ci ho torno con una svedese. Questa è la biblioteca di... Ho visto qua il pane intagliato?
all'interno di un supermercato vicino. Ciao Danilo, portato. Dove pure le carte nere. Codice semplice perché ogni prezzo c'è il suo codice, quindi mentre lì stai... Buongiorno signore. Scusi, le carte nere che sapore hanno? Ma guardi, la consistenza e il sapore è identico all'altra e deve sapere che la carota è sempre stata nera. Noi la conosciamo arancione perché gli olandesi ce l'hanno voluta fare. Ah, perché come e com'è che l'ha fatto rimanere in arancione? Selezione naturale dei loro agronomi. Significa che nel 1600 gli hanno detto le vogliamo arancione e loro man mano, anno per anno, sono usciti. E sapore è lo stesso? Sì, anche la consistenza, il colore, la porta di vitamine è diverso. Ah, capito. Senta, una curiosità, ho visto lì delle banane che su curiosità c'hanno. No, queste qui. No, queste qui, queste. Che banane c'è, che... La banana del Perù non si mangia come la cichita perché ha qualche seme dentro. Il consiglio è facciamola fritta come se fossero delle patatine. Ah, capito. Andandola a fare così si ammorbidisce. Ah, attenzione, anche qui la banana è sempre stata nera, la cichita ce l'ha fatta diventare gialla. Ho capito, grazie ancora. Buongiorno. 120 euro di acquisto, avevano il biglietto gratis per l'ultimo film di Giovanni Giacomo, il maggiordomo eccetera eccetera, dico il povero il maggiordomo. Adesso è cosa molto bella. La via dell'Unizzata Paolo Sarpi. Proteggimi il verde è un bene pubblico, quindi di tutti noi. Ne cui rispettarlo fra di noi cittadini responsabili civili. Non hanno servito i cittadini residenti, non solo partecipa effettivamente alle riprese di Paolo Sarpi. Grazie.
fumetti. Garibaldi, ristorante, tutto quello, dove devo andare, uno, due, pubblicità, vedo 10,90, anzi 10,90, figli, quelli sono signori, che devo occupare le biciclette. Piano a destra c'era la Digital Equipment, la quale i 70 fatto il servizio di consulenza stampa, mentre lavoravo in quel tempo in tessina elettronica. Thank you.
Vabbè, un gesto.